Come va ragazzi? Ciao a tutti, qui è TheOfficial Video Games e bentornati in questo nuovo video vlog sul mio canale. Sono le 7:30 di sera, sto cenando, quindi come vi avevo detto già nel precedente video vlog, ceneremo insieme. Io infatti ragazzi, ecco qua i miei bellissimi toast con prosciutto cotto e sottiletta. E niente ragazzi, ci facciamo questa piccola cenetta insieme. Per intanto ringrazio il mentore per aver commentato sotto l'ultimo video vlog. Infatti mi ha detto: ciao Gabri, quali erano i tuoi cartoni animati preferiti che guardavi da piccolo? A me per esempio piaceva molto Dragon Ball, One Piece, i Simpson e Naruto. Mi ricordo che, un attimo solo, appena tornavo da scuola guardavo Dragon Ball e il sushi lo potresti trovare nella catena di supermercati Conad. Dunque ragazzi, allora dovete sapere che qui purtroppo al mio paese non esiste un supermercato Conad. Ci sta Di Meglio, ci stanno un sacco di supermercati, ma non ci sta una catena di supermercati della Conad. Quindi diciamo che per il sushi mi posso attaccare ai cosiddetti, ma vabbè, questo ragazzi non è un dettaglio. Riguardo invece ai miei cartoni animati preferiti, sono i Simpson, Dragon Ball non tanto perché non ci andavo tantissimo dietro, Naruto neanche perché non mi piace, i Griffin, Futurama, One Piece, Cappello di Paglia, Tom e Jerry e quant'altro. Diciamo che non è che ne vedevo poi così tantissimi, perché comunque sia quando tornavo da scuola non è che mi ci mettevo vicino ai cartoni animati, ovvero vicino alla TV per guardarmi i cartoni animati e quant'altro. No, questo no ragazzi, i cartoni animati non facevano per me. Infatti anche oggi nel 2020 ogni tanto vado a vedere qualche cartone animato di Dragon Ball, i Simpson, i Griffin, Futurama e Tom e Jerry, e mi sa anche SpongeBob no perché non mi piace. Holly e Benji anche li guardavo prima e li guardo anche adesso ogni tanto quando mi viene voglia e basta, quindi nulla di che ragazzi. Questi qua sono i miei cartoni animati preferiti che guardavo quando ero piccolo, ma bando alle ciance ragazzi, mi raccomando mettetevi comodi e ci facciamo un po' di quattro chiacchiere insieme, magari vi vedo qualche film o qualche cosa e ci facciamo due chiacchiere, forse magari durante il video vi metterò, non so, qualche piccolo video che sto guardando io adesso e quant'altro. Allora, a me, dato che come anche film e quant'altro mi piace Thomas Milian e Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Christian De Sica, Lino Banfi, Vitali, ovvero Pierino e quant'altro, beh, diciamo che ci possiamo fare un po' di risatine insieme durante questa cenetta. Aspettate prima che qua faccio danno, perché se qua faccio danno, raga, qua la sottiletta poi da sopra il coso, mannaggia la miseria, da sopra il coso non si toglie. Ah, ovviamente mi piace anche Carlo Verdone. E beh, ragazzi, a chi non piace Carlo Verdone? Questa qua, ragazzi, è la mia bavetta. È un fazzoletto bianco. Ragazzi, buon appetito, buona cena. Ragazzi, tanta bontà, tanta squisitezza. Davvero, ragazzi, davvero. Per l'appunto, per chi è interessato, è uscita la premiere del nuovo videovlog. Ovviamente mi piace anche Bombolo, perché Bombolo faceva anche ottimi film. Ragazzi, che bontà! No, davvero ragazzi, non sto scherzando, veramente è una squisitezza. Poi ovviamente ragazzi, qui sotto qui nei commenti fatemi sapere se anche a voi piacciono i toast. E se vi piacciono, mi raccomando, ditemi che cos'è che mettete all'interno. A me piacciono, come detto, prosciutto cotto e sottiletta, ma anche salame e sottiletta. Però preferisco di più il cotto, perché il cotto non è tanto acido come il prosciutto crudo o il salame. Preferisco anche la fesa di tacchino e non un'altra cosa come quello che avete pensato voi. E ovviamente, dato che sto guardando anche il video della premiere del nuovo video vlog che è uscito, ringrazio Valerio Coppola per aver commentato, ovvero per avermi scritto in chat. Infatti ti ho anche risposto. Mi raccomando ragazzi, forza con i like. Maronna santissima, che cacchio sta succedendo con questa sottiletta? Un'altra domanda ragazzi, fatemi sapere qui sotto qui nei commenti che tipo di gelato piace a voi, oppure magari se mangiate la frutta e se mangiate la verdura. Mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto qui nei commenti. Io nel frattempo sono arrivato al secondo toast. Maronna, che goduria raga, che goduria. Volete favorire raga? La squisitezza raga.
Ovviamente fatemi sapere anche a voi se piacciono Thomas Milian, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Bombolo, Enzo Cannavale, Alvaro Vitali e se non mi sbaglio mi sa che com'è che si chiamava quell'altro? Boh, mo non mi ricordo ragazzi com'è che si chiamava l'altro, ce l'ho sulla punta della lingua, non appena mi verrà in mente com'è che si chiama ve lo dico. Mi raccomando fatemelo sapere qui sotto qui nei commenti se vi piacciono questi attori anni, non so, dovrebbero essere vabbè, non so di quanto tempo siano, ma comunque sia, sono un bel po' di anni. Maronna santissima, è che ha sguazzato da tutti i lati sto... Cioè, no, guardate un po' sto tosta ragazzi. Guardate un po' come cacchio si è combinato sto coso. Cioè, roba da non credere. Mo' che vada da un morso qua se ne esce tutto. Però appunto. Fatemi sapere se vi piace anche Carlo Verdone. Ecco, era lui l'altro. Non vi preoccupate, raga, perché ce ne stanno ancora altri. Diciamo che ne ho fatti. Sei tosto mi sono fatto. Raga, fa un boia di caldo che non ci avete idea. Fa un boia di caldo e guarda qua che cazzo. Davvero? Oh porcaccia la miseriaccia Eva. Raga, guardate sto toast. Se ne è uscito tutto quanto il prosciutto cotto da fuori. Ma che cacchio. Per forza perché io uso le sottilette, quelle là classiche. E devo finire un po' di sottiletta sul tappetino. Sti cacchi. Sti cacchi, raga, sti cacchi. Mo' per toglierla saranno. Davvero? Veramente, raga. Ultimo toast. E abbiamo finito. Perfetto, ragazzi. Io ho finito di cenare. Sono le 8 o meno 10. Magari, forse, quando esco dopo a prendere il caffè, faccio un altro video. E poi dopo lo carico anche sul canale. Ovvero la restante parte di questa. Perché adesso ci salutiamo qua. Perché il video è già andato tanto per le lunghe. Bene, bene, ottimo ragazzi. Allora, io direi quasi quasi di fare un po' di pulizie, innanzitutto. Er mega piatto, guardate qua, quanta roba che ci sta qua dentro. Questa qua è tutta la sottiletta che si è sciolta. Vabbè, ma non ci vado a mettere le dita dentro per fare... No, 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 no. Questo no. Ok, dai ragazzi, allora io concludo qui quest'altro video. Innanzitutto spero che vi sia piaciuto e se così mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un like e di condividere questo video se ne avete l'opportunità. E da The Official Video Games è tutto, noi ci si becca molto presto in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi!